Intanto io vi ringrazio, si sente bene? Vi ringrazio per l'invito, per dare, se posso, un contributo a questa iniziativa. Credo che lo scopo della serata, mi è stato detto, è di sensibilizzare Milano sul fatto che dopo 30 anni questa iniziativa è viva e vitale, come si dice una volta, e lotta con noi, secondo un orologio fortuna, un certo tempo. Mi è stato presentato come storico e politologo, e allora farò qualche breve considerazione, vuoi come storico, vuoi come politologo. Come storico, la storia dell'apertura serale è un fatto molto importante, è l'industria università milanese, un periodo abbastanza combattivo e anche tragico della vita di questa città, e il problema dell'apertura serale provoca gli incidenti alla Bocconi con la morte di Roberto Franceschi. Il tema era proprio quello, era l'apertura serale dell'università, e allora si diceva che l'apertura serale avrebbe messo l'università a disposizione del sovversivismo, della lotta armata, perché poi la lotta armata si sviluppò più tardi in altre condizioni e per altre ragioni. E poi è diventato abbastanza di moda nel revisionismo storiografico degli ultimi anni presentare la fenomenologia che inizia nel 68 e apertura degli anni 70 con connotazioni fortemente negative. È un revisionismo storiografico profondamente errato, perché il 68, i primi anni 70, come comportamenti collettivi, soprattutto in Italia più che altrove, ruppero molte abitudini consolidate. Senza il 68 non avremmo avuto neanche il divorzio in Italia, per dire, in paesi molto cattolici e molto conservatori c'era dall'inizio del secolo. Ecco, questa sera qui invece, con i documenti, ragazzi, mi è stato dato un prezioso documento che metterò nei miei archivi, la mozione dell'Assemblea del 5 ottobre del 76. Ecco, questo è un esempio chiarissimo degli aspetti positivi del 68 e del post-68. Dico, era appunto l'apertura serale che iniziò con questa connotazione abbastanza drammatica, poi è stato il punto d'arrivo di questi corsi che io ne conoscevo molto poco, qualche anno fa, a proposito di difficoltà del quale di Roma ne avevo parlato Francesco, ma così ho saputo che questa bella iniziativa, questa diffusione del contagio, diceva il maestro Canino, beh, insomma 12.000 persone, è quasi una pandemia, speriamo che finisca, che si diffonda. E quindi è proprio l'esempio della costruttività, contagio si tende a presentare il 68 anche Sarkozy, che per poco è molto popolare. Io come politologo ipotizzo che già fra qualche mese Sarkozy sarà in difficoltà, magari mi sbaglio, ma forse anche io, ma Sarkozy, e adesso anche la sinistra quasi vorrebbe evitarlo, vediamoci che no, ha sottolineato nella sua campagna elettorale che il 68 ha avuto effetti negativi sulla moralità e sui comportamenti dei francesi. Ecco, questo è un esempio clamoroso del contrario, che è una cosa estremamente costruttiva che può essere applicata veramente a Milano come un esempio di questi aspetti positivi, costruttivi, non distruttivi, non ha compromesso nessuna moralità e ha diffuso un contagio non negativo ma estremamente benefico. Invece come politologo, adesso diceva sempre il maestro Canino che non ci aspettiamo niente dallo Stato, lo Stato fa poco di ciò che dovrebbe fare in situazioni fondamentali per la società, figuriamoci se può occuparsi della cultura, del contagio musicale. Bene, però le istituzioni pubbliche non sollevino ostacoli, mentre invece credo che queste istituzioni dalle origini sino ad oggi non solo non ha trovato sostegno, appoggio e simpatia come meriterebbe di avere, ma sembrerebbe tutto il contrario. E allora questo invece è un momento molto importante, perché anche in queste settimane si è aperto questo grande dibattito sui rapporti
tra la classe politica o diciamo più in generale le istituzioni e la società civile, i cittadini, cioè le istituzioni dovrebbero far qualcosa per venire apprezzate, per farsi amare, perché i cittadini vogliono un po' di bene alle istituzioni. Beh, questa è una bella occasione, dopo avervi ostacolato per tanto tempo e mentre si invitano le istituzioni a comportarsi diversamente e più correttamente nei confronti dei cittadini, della società e delle loro esigenze positive, beh, hanno questa occasione. Avete fatto tante belle cose in 30 anni, ho sentito questa bella esposizione, avete creato un ambiente per il quale non si viene a prendere soltanto lezione per imparare, sia pure da amateur, a migliorarsi, certo, imparare a suonare il violino, magari un po' meglio, ma soprattutto per essere coscienti della ricca storia, della ricca cultura musicale che a parole in Italia viene onoratissima. È morto Pavarotti, ha fatto bene gli aeroplani, ha fatto vedere la squadriglia tricolore, io ho letto delle cose anche abbastanza strane, e Bocelli che dice ha dato moltissimo all'Italia e l'Italia non gli ha dato niente. Io circa Pavarotti non darei questa definizione, gli ha dato molto all'Italia, ma l'Italia, anche l'Italia gli ha dato molto. Voglio dire, ci sono manifestazioni clamorose per dimostrare il grande amore a terra dei suoni e dei canti. Bene, qui a Milano in questo momento, con queste istituzioni, il comune, la provincia, la regione, c'è un'istituzione che ha la storia che abbiamo detto, una storia positiva derivata da più che contestazione. Qui la contestazione è diventata costruzione. L'inizio di, auguriamoci che questo 2007 2008 sia un anno del vostro lavoro nel quale, se non un sostegno aperto e benevolo, perlomeno che le istituzioni, per farsi amare più dai cittadini, come adesso dicono che dovrebbero fare, ogni tanto lo dice anche il Presidente della Repubblica, bene, questa è un'occasione che aiutino la gloriosa apertura serale o raccorsi popolari serali di musica. Credo che questa apertura dovrebbe suscitare l'appoggio di tutte le forze politiche, di tutti i soggetti politici presenti nelle istituzioni, indipendentemente dalla loro collocazione ideologica. E forse il fatto che ci sia anche un corso di arpa celtica, ma che magari non è una cosa, invece di dire... che bisogna prendere le armi per difendere la nostra libertà, che fortunatamente neanche in Padania è in pericolo, ma già siete i suoi rappresentanti delle istituzioni e gli ultimi corsi di arpa celtica. Negli anni passati, io sono stato qui per parecchi anni, quasi quasi appena dopo la fondazione o pochi anni dopo, per parecchi anni. Alcuni dei problemi che c'erano allora era si era tentato di fare collegamenti con altre scuole, mi ricordo che c'erano stati i tentativi di collegamento col gruppo di Giovanni Marini, poi era venuto fuori Scolena a fare dei corsi, insomma c'erano dei collegamenti con altre scuole simili o anche non simili. Ecco, io volevo chiedere un pochino al comitato direttivo di adesso se ci sono collegamenti di questo genere e eventualmente, seconda domanda, per esempio al professor Galli, se la sua conoscenza di storico, di politologo, ci sono ancora delle iniziative così positive, pozze santottine come si ha indicato la sua conoscenza. Io conosco le conseguenze positive che ci sono state nella società italiana, nei rapporti interpersonali. Il ruolo della donna oggi è infinito. Non è vero, come dicono alcune filosofi femministe, che il precariato che il patriarcato sia finito, ma c'è stata una forte trasformazione nei rapporti interpersonali, che ho citato il caso del divorzio, dell'aborto. Invece di iniziative costruttive più specifiche appunto nel campo della formazione
o nell'ambito culturale, non ne conosco. Questa iniziativa mi sembra molto particolare e molto efficace. Non dico che non ce ne siano, dico che io francamente non le conosco.